calendario con il programma previsto per l'auditorium. Allora, il primo intervento è chiaramente una cosa, diciamo, sportiva. Noi, come sapete, abbiamo un certo legame con lo sport, abbiamo fatto già degli eventi che parlavano di project management e sport, dei progetti nell'ambito delle discipline sportive. Abbiamo avuto, se vi ricordate, Paltrinieri e altri campioni. E oggi abbiamo con noi Diego Mandolfo. Diego Mandolfo è il digital manager della scuderia Toro Rosso, Formula 1. Siamo tutti, insomma, freschi di Gran Premio di ieri. E Diego chiaramente ci racconterà cos'è un progetto nell'ambito della Formula 1, in particolare per quanto riguarda la comunicazione, essendo lui responsabile proprio della comunicazione della Toro Rosso, e quindi, insomma, ci farà scoprire un pochettino un mondo che chiaramente un po' ci affascina. Ok, a te Diego. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per l'introduzione. Io innanzitutto ringrazio l'organizzazione del PM Expo e appunto Graziano Trasarti che mi ha contattato. Cercherò di andare magari veloce sulla prima parte, così poi da dare magari poi spazio alle domande alla fine, cercando un po' di raccontarvi, insomma, qual è il nostro lavoro, quello che facciamo tutti i giorni. Darò una piccola introduzione a quello che è il nostro team, la scuderia Toro Rosso. Quello che facciamo sostanzialmente è comunicare con i fan principalmente, ma in linea di massima con tutti gli stakeholder, quindi compresi i giornalisti, i media, gli sponsor, i partner della scuderia. E poi qualche cenno di quelle che sono, diciamo, le strategie e le tattiche che seguiamo durante la stagione di Formula 1, che poi nel periodo in cui la stagione si ferma, quindi da oggi in poi fino a marzo. E poi entriamo più nello specifico sul project management, di quello che mi riguarda, appunto la comunicazione digital. Poi, se c'è tempo, diciamo, una piccola appendice che riguarda un po' il rapporto fra il motorsport e l'automotive. Breve introduzione del nostro team. Scuderia Toro Rosso è una... In Italia ci sono due scuderie di Formula 1, una è quella rossa col cavallino, l'altra siamo noi. Toro Rosso è nata dall'acquisizione di Red Bull, che ha comprato il Minardi Formula One Team con sede a Faenza, dove tuttora è il nostro quartier generale. È la seconda scuderia di casa Red Bull. Red Bull, diciamo, è l'unica realtà al mondo che possiede due scuderie di Formula 1, una è Red Bull Racing in Inghilterra e l'altra siamo appunto noi. L'obiettivo di Toro Rosso sostanzialmente è quello di formare e lanciare i campioni del futuro, come è stato con Sebastian Vettel, con Verstappen che quest'anno è passato in Red Bull Racing, come Ricciardo, Carlos Sainz, Daniel Kvyat, eccetera. Il nostro, diciamo, che è un approccio alla comunicazione, al mondo della Formula 1 particolare. È chiaramente una squadra molto giovane, giovanissimi sono i piloti, ma sono molto giovani anche i membri del team, per cui un approccio sicuramente professionale, ma anche con diciamo, a volte anche autoironico, e che cerca di comunicare la Formula 1 nella maniera che più si può avvicinare alle nuove giovani generazioni, proprio perché, diciamo, negli ultimi anni sono stati i giovani un po' ad allontanarsi dalla Formula 1. Questa è una rapida overview su quelle che sono state le milestones della storia di Toro Rosso, dalla fondazione nel 2005, l'acquisizione della sede del team Minardi, il debutto appunto nel 2006, la vittoria a Monza nel 2008. Dal 2010 Toro Rosso è una scuderia totalmente indipendente, perché nei primi anni si condivideva tecnologie monoposto con Red Bull Racing. Dal 2010 invece viene totalmente progettata, il monoposto viene totalmente progettata e realizzata a Faenza. Poi abbiamo la nostra Galleria del Vento a Bicester in Inghilterra, e poi gli altri passi dal 2012, con l'avvento di Ricciardo, Kvyat, Verstappen, che poi l'anno scorso ha battuto sostanzialmente tutti i record di precocità in Formula 1, il pilota più giovane a disputare un Gran Premio, aveva 17 anni, non aveva ancora neanche compiuto i 18 anni, il pilota più giovane a segnare punti in Formula 1, eccetera, eccetera. E dal 2015, da praticamente un annetto, siamo nella nuova sede, sempre a Faenza,
una sede all'avanguardia che mette insieme tutti quelli che erano tutti e sono tutti i reparti della scuderia, dalla produzione alla laminazione del carbonio, dalla progettazione al reparto qualità, alla comunicazione, al management, eccetera. Franz Tost è il team principal della scuderia sin dall'inizio e James Key è il technical director, quindi il responsabile del progetto della monoposto. Quindi quando si parla di STR 10 o 11 o 12 l'anno prossimo, quindi il papà del progetto è James Key. I nostri due piloti, Daniel Kvyat e Carlos Sainz, entrambi diciamo vengono appunto seguendo la filosofia di Red Bull dalle scuderie diciamo del Red Bull Junior Program. Uno ha vinto nel 2013 il campionato GP3, l'altro il World Series Renault 3005 e quindi sono due talenti diciamo che Red Bull cresce fino a portarli in Formula 1. Magari non lo sapete, comunque diciamo molto difficilmente, anzi è praticamente impossibile che un pilota che non ha diciamo fatto le tappe iniziali con Red Bull poi possa approdare in Formula 1 e con noi e poi di conseguenza con Red Bull Racing. Queste sono alcune foto della nostra sede di Faenza, non scendo chiaramente nel dettaglio, però insomma potete vedere dalle autoclavi alle fresatrici a 5 assi, al clean room di laminazione. Da noi lavorano circa 350-400 persone a Faenza, più un altro centinaio a Bister, dove c'è appunto il reparto aerodinamico, la Galleria del Vento. E siamo persone circa di 20-22 nazionalità diverse. E sicuramente la lavorazione del carbonio, che è una lavorazione praticamente artigianale, manuale, è uno dei, diciamo, dei fiori all'occhiello della Factor di Faenza. Formula 1, diceva appunto Graziano, si è concluso appunto ieri il mondiale ad Abu Dhabi, un rapidissimo overview sul calendario. Come vedete ormai la Formula 1 è uno sport globale, appunto, gran premi sostanzialmente in tutto il globo, 21 gran premi quest'anno, è stato il calendario più lungo della storia della Formula 1, sicuramente molto bello, molto, molto interessante, ma anche molto duro poi per chi ci lavora. Si è concluso ieri appunto ad Abu Dhabi con la vittoria di Nico Rosberg. Questo diciamo è importante anche capire quanto sia globale, quanto sia internazionale la Formula 1, anche perché poi questo diciamo influenza la comunicazione che poi noi facciamo e la fan base a cui ci rivolgiamo. Sicuramente nella gestione di un progetto di comunicazione digitale di una scuderia di Formula 1 come la nostra va tenuta in seria considerazione la composizione delle fan base, e in questo i canali digital di cui mi occupo io e i canali social ci aiutano molto, perché ci dicono sostanzialmente tutto dei nostri fan, la loro posizione geografica, la loro lingua, i loro gusti, le loro abitudini, eccetera. E la Formula 1 l'anno scorso nel 2015 ha avuto un audience di circa 516 milioni di spettatori e sostanzialmente la piattaforma diciamo sportiva e di sponsorship più grossa e importante al mondo dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, con la però non trascurabile differenza che Olimpiadi e mondiali di calcio si svolgono ogni 4 anni, invece il mondiale Formula 1 si svolge ogni anno. Questa è appunto una rapida overview sui nostri canali e sulla loro crescita, sono dei dati diciamo recenti dell'ultimo report che abbiamo consegnato ad ottobre, la crescita appunto dei nostri canali Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, che quest'ultimo sicuramente quello che è cresciuto di più nell'ultimo anno e che ci ha dato diciamo dei dati di engagement più alti rispetto agli altri. Poi parlerò più nello specifico dei canali social più avanti. Questo è un altro aspetto importante della gestione di un progetto di comunicazione digital in un team di Formula 1, ovvero il confronto con gli altri team. Il confronto con gli altri team è qualcosa che chiaramente noi facciamo tutti i weekend in pista, ma dal mio punto di vista è anche una competizione online, una competizione sul campo digital con gli altri team. Anche qui siamo ottobre su ottobre e la crescita sia su Facebook, come vedete, secondi a Lotus Renault, che però tiene conto della fusione dei due team l'anno scorso quando appunto la Lotus è stata comprata da Renault, su Twitter secondi ai nostri cugini di Red Bull e a Force India, e poi su Instagram per correttezza abbiamo inserito anche la Manor, che chiaramente ha un tasso di crescita altissimo,
ma sostanzialmente perché 8 l'anno scorso avevano appena aperto il canale, per cui c'erano sostanzialmente poche centinaia di follower, quindi sono cresciuti moltissimo ovviamente in questo anno. A parte la Manor, siamo secondi a Ferrari. Questo è un qualcosa che chi si occupa di gestire la comunicazione digital e i canali digital di un team è molto importante, perché ci traccia sostanzialmente, è la nostra classifica dei costruttori sostanzialmente, per cui puntiamo chiaramente a battere i nostri diretti concorrenti e a crescere sempre in maniera costante. Il mondo di Toro Rosso, il mondo di Red Bull in Formula 1 è un mondo molto ampio, non ci sono soltanto le gare, non ci sono soltanto gli eventi in pista che chiaramente necessitano di una copertura live, e su questi social ci aiutano molto, ma è anche un mondo per il business, una piattaforma per sponsorship. La nostra Energy Station in pista è una delle più ambite. Perché? Perché Red Bull ha un approccio diverso rispetto a Mercedes, Ferrari o McLaren, dove le hospitality si possono visitare soltanto se si è accreditati, se si è ospiti. L'hospitality Red Bull è invece aperta a tutti, aperta a chiunque. Poi chiaramente ci sono degli spazi particolari, gli spazi VIP, c'è il lounge, c'è l'hospitality galleggiante di Monaco, eccetera. Tutti questi eventi, compresi gli eventi in pista, i test inizio stagione, le gare, i filming day e gli showrun che per esempio con Red Bull facciamo nelle città, a Lima, a Messico, a Città del Messico, eccetera, tutto questo è il pacchetto di comunicazione, la piattaforma di comunicazione che la Scuderia Toro Rosso offre ai propri sponsor, ai propri partner, e che noi dal lato digital abbiamo il compito di raccontare ai nostri fan, ai nostri lettori. Comunicare. Passiamo a parlare di comunicazione. Che cosa significa oggi parlare con i fan? Faccio un piccolissimo passo indietro. La parola stessa comunicare viene dal latino comunico, che vuol dire mettere in comune, no? Creare una condivisione, un interscambio, per cui la comunicazione è sempre un rapporto paritario in qualche modo, no? Tra mittente e destinatario. La comunicazione 2.0, il web, il digital e i social, in effetti ci hanno riportato un po' alle origini della comunicazione, cioè ad un ruolo paritario fra mittente e destinatario, cosa che si era persa chiaramente con la nascita della comunicazione di massa, che è una comunicazione da uno a molti, come in questo caso la nostra, ma poi tra un po' si trasformerà, perché voi farete le domande, per cui ci metteremo sullo stesso piano. La comunicazione poi è diventata personal con i nostri cellulari, il mobile, internet e il web, quindi ognuno si costruisce la propria comunicazione e non subisce un flusso unidirezionale di comunicazione. Oggi il web 2.0 invece crea appunto un rapporto più paritario, per cui paradossalmente questo nuovo capitolo della comunicazione, la comunicazione digital, ci riporta un po' alle origini della comunicazione stessa, appunto ad una attività paritaria di interscambio bidirezionale. E questo anche nel marketing ha significato che cosa? Una modifica dell'approccio, no? A tutti i progetti che riguardano la comunicazione del marketing, che non sono più brand oriented come diversi anni fa, non sono neanche product oriented, ma sono people oriented, quindi noi modifichiamo e caratterizziamo i nostri progetti di comunicazione digital chiaramente sul brand e sul prodotto, su quello che noi dobbiamo vendere, in questo caso la Formula 1, ma soprattutto su people, sulla gente, sui nostri fan. Quindi l'approccio cambia radicalmente nel comunicare, in questo caso i risultati, la vita e il brand awareness di una scuderia di Formula 1, perché non si parla più ai tifosi o ai consumatori, se fossimo un brand, un marchio, ma si parla con i tifosi. Quindi è un approccio diverso, perché sui social, per esempio, tutti hanno la possibilità di rispondere, tutti hanno la possibilità di commentare, tutti possono diventare ambassador o detractor. Il fatto di essere commentati positivamente, condivisi, è un valore aggiunto molto importante che prima non c'era, ma chiaramente c'è anche il rovescio della medaglia, quindi il fatto di essere criticati, e questo
può succedere sempre, soprattutto ad una scuderia di Formula 1 durante un evento live dove non si sa mai cosa può succedere, un sorpasso sbagliato, una penalità, un problema tecnico. In quel caso chiaramente ci sono tante le reazioni che dobbiamo essere pronti a gestire da parte dei fan. Vado veloce su questo. E allora parliamo appunto dei nostri canali. Il centro del nostro progetto di comunicazione digital c'è chiaramente il nostro sito istituzionale, ufficiale, torosso.com, poi abbiamo i canali social, il media site che è sostanzialmente il hub dal quale tutti i media internazionali, giornalisti, TV, carta stampata, web magazine attingono per scaricare le nostre comunicati stampa, i nostri video, le nostre foto. L'interconnessione fra tutti questi canali e infine le digital PR, quindi le attività, diciamo, che facciamo in pista e fuori con giornalisti, blogger, sì, della carta stampata che della, del mondo del web. Le altre attività sono chiaramente il merchandising, che è gestito da Red Bull, quindi dall'Austria, e quindi le vendite tramite e-shop. Per esempio veniamo da un weekend, no, da Black Friday e Cyber Weekend abbastanza importante, e come dicevo le digital PR. Tutto, diciamo, viene gestito all'interno di un unico piano editoriale che tiene conto chiaramente del calendario di Formula 1, quindi di tutti gli appuntamenti in pista. La nostra vita in pista comincia sostanzialmente al mercoledì, quando si arriva in pista, poi il giovedì in genere sono le giornate dedicate ai media, quindi diciamo interviste, incontri fra i piloti e i giornalisti, attività di PR con gli sponsor o con Red Bull stessa, e poi venerdì, sabato, domenica, prove libere al venerdì, qualifica al sabato e gara alla domenica. Torosso.com, chiaramente, come dicevo, è l'hub principale dove sostanzialmente tutte le notizie ufficiali, tutte le foto, i video, gli UGC creati dagli utenti vengono raggruppati, e ovviamente ogni anno, ogni stagione ci sono alcune sezioni statiche che vengono aggiornate e poi altre invece dinamiche che vengono aggiornate nel corso della stagione, e il tutto chiaramente inserito all'interno di un piano SEO che abbraccia poi tutta la stagione. Questo già ne ho parlato. Sostanzialmente i vantaggi che ci danno i social media è quello di appunto avere un'interattività con i fan e il fatto di crearci una community sostanzialmente. Cioè, prima dell'avvento dei social media ogni team, ogni squadra di calcio aveva sì una sua fan base, ma era impalpabile. Adesso invece sostanzialmente è un orto che ci si coltiva giorno per giorno e che va crescendo, e che però è un valore aggiunto molto importante, anche perché oggi quando un team si propone a nuovi sponsor, una delle prime cose che gli sponsor chiedono è appunto i numeri sui social media, l'engagement rate, le fan base, quali sono gli stati dove si hanno più fan, eccetera. Per cui tutta questa nuova, diciamo, fetta di comunicazione è molto importante anche dal punto di vista delle sponsorizzazioni. Vado velocissimo su questo, perché tanto, vabbè, è inutile parlarvi un po' di quello che facciamo sui social, perché volevo andare più sul project management. Aggiungo soltanto che sia su Facebook che su Twitter, principalmente su questi due canali, facciamo anche della DV, quindi anche, diciamo, delle campagne sponsorizzate. Ok, project management, quindi scendiamo più nello specifico di quella che poi è la gestione del nostro progetto di comunicazione. Come vi dicevo, al centro al sito, attorno tutti i canali social, compreso LinkedIn, molto importante per il recruitment. Questo più o meno è il team diciamo, che riguarda la comunicazione. C'è un Head of Communications, e poi le varie figure più o meno sono simili un po' in tutti i team di Formula 1, quindi Digital Manager, il responsabile del progetto di comunicazione digital, chi si occupa più dell'operatività e quindi della scrittura dei piani editoriali, quindi Digital Producer, i contributor o copywriter che si occupano di scrivere i testi per esempio per il sito, nel nostro caso sia in italiano che in inglese, i social media specialist e i community manager, che sono poi le figure che si occupano più nello specifico dei canali social, quindi sia dei piani editoriali sui social media e sia della moderazione, quindi del community management,
E poi chiaramente le figure classiche, chi si occupa appunto della grafica, chi si occupa di fare, diciamo, il monitoring e le analisi dei canali, e poi le agenzie esterne, i supplier. Il supplier nel nostro caso agenzia web inglese, noi abbiamo un'agenzia a Londra che si occupa del sito, e altre agenzie creative che magari vengono coinvolte di volta in volta per progetti specifici. Sì, qui avevo inserito un insegnamento da un film che ho visto quest'estate, che è Veloce come il vento, un film che mi ha colpito perché è un film dove la protagonista, per andare avanti, sostanzialmente deve imparare ad aver fiducia in se stessa, nel fratello mezzo spostato, mezzo drogato, e nella macchina. Quindi fiducia nelle persone e nei mezzi, che è sostanzialmente quello che dobbiamo avere noi: fiducia nei nostri mezzi, nel nostro team in pista, ma nel mio caso fiducia in chi mi collabora e nei mezzi che utilizziamo per comunicare, quindi i canali social, i tool che utilizziamo. Chiaramente diciamo, bisogna fidarsi tanto. Io, diciamo, cerco sempre di fidarmi né troppo né troppo poco. In un team digital, quindi, ognuno ha le sue competenze e responsabilità, però è utile saper fare, o almeno capire tutto, perché chi, secondo me, chi sa fare, sa far fare. Diciamo che nel nostro caso conoscere tutti i tool, conoscere le piattaforme ADV, conoscere i tool per sentiment analysis, buzz analysis, eccetera, è importante, anche se poi non lo si va a fare in prima persona, però è importante capire e sapere come fare un piano SEO, come fare SEM, eccetera, eccetera. Questa è un po' la strategia di base, diciamo, nell'approccio ad nello stilare un piano di comunicazione digital, la cosiddetta PESO strategy. Sostanzialmente quello che facciamo si divide nello sfruttamento dei canali, gli owned, quindi quelle che sono le nostre properties, sostanzialmente fondamentalmente il nostro sito. Nella zona intermedia fra owned e social abbiamo le ambasciate, le embassies, no? Perché sostanzialmente i canali social sono un po' come delle ambasciate che noi abbiamo in un territorio che è di qualcun altro, che è di Zuckerberg, ma noi apriamo la nostra ambasciata là dentro perché parliamo, diciamo, ad un uditorio che non ci appartiene, ma che in qualche modo cerchiamo di attrarre. Cercando di attrarre questo pubblico, poi ne guadagniamo qualcosa. E allora dai social si passa agli earned media, quindi ciò che noi guadagniamo dal parlare tramite i social, quindi le reviews, i commenti positivi, il traffico al sito che ne guadagniamo, e poi la parte paid, che purtroppo è sempre più importante, perché chi si occupa di social sa benissimo come ormai la reach sia molto bassa, e come anche, diciamo, dal punto di vista SEO, a volte l'organico non ci dà i risultati sperati, per cui bisogna anche lì gestire un budget, che è quello che noi abbiamo, un budget digital, e spalmarlo nel corso dell'anno per tutte le nostre attività. Su questo vado veloce. Un rapido overview del nostro sito: chiaramente il calendario di Formula 1, è molto importante perché ci sono fusi orari completamente diversi, date, per cui è importante dare ai fan un overview di quelli che sono gli appuntamenti del mondiale, progetti specifici come questo, quindi tutte le monoposto della storia della Toro Rosso dal 2006 in avanti. Questo è stato un progetto speciale fatto l'anno scorso, un virtual tour 360 della nostra factory. Anche questo è stato abbastanza impegnativo perché, insomma, ha significato mettere d'accordo tutti i reparti e far fare agli ingegneri, ai meccanici, questo è soltanto un piccolo spicchio di quello che abbiamo offerto, sostanzialmente dei figuranti per poter raccontare una cosa che sostanzialmente di fatto i fan non possono mai vedere perché è off limit, cioè come lavora un team di Formula 1 e come la vita all'interno della factory. Poi chiaramente i dati tecnici sulla macchina, la parte del download dove i fan possono scaricare i wallpaper, la parte dedicata che sostanzialmente, credetemi, la seconda pagina più importante del sito in termini di visite, la seconda o la terza dopo l'home page e a volte, insomma, i contenuti più importanti, c'è quella del lavoro con noi. La parte di UGC, quindi dove, diciamo, l'hub dove raccogliamo i tweet, i post dei nostri tifosi, quindi gli user generated content, come vedete tifosi con bambini, magliette, foto in pista, foto da casa, eccetera. Quello che è, diciamo, il nostro la search engine marketing, dato appunto dalla
dall'unione di SEO e, diciamo, e paid, sia search che display. E i nostri piani editoriali sostanzialmente si dividono in linea di massima fra le settimane di gara, quindi le race week e non race week. Chiaramente da oggi fino a marzo noi entriamo nella fase appunto non race, ma sostanzialmente già da gennaio entreremo nel loop della presentazione del nuovo monoposto, dei primi test eccetera eccetera, e in genere la primissima parte della stagione della presentazione della nuova monoposto è uno dei picchi in termini di visibilità e di visite al sito dell'anno. Su questo voglio andare veloce. Ecco, questo è abbastanza importante, che è un po' la nostra cartina di tornasole nella gestione del quotidiano e nella gestione del nostro piano editoriale, nella gestione dei nostri canali. Cioè pianificare sempre, comunque, tutto, qualsiasi copy, qualsiasi testo, qualsiasi mention, qualsiasi hashtag, mai nulla deve essere lasciato al caso. Agire, quindi poi arrivare a pubblicare. Controllare sempre comunque i contenuti e le reazioni dei nostri fan e poi eventualmente reagire di conseguenza. Uno dei casi, diciamo, di reazione da parte di chi pubblica è chiaramente il crisis management, che non auguro mai a nessuno, però insomma ha diversi step, però è importante sapere essere pronti a gestire anche le crisi e i flame sui social. In un team di Formula 1, per gestire un progetto di comunicazione è anche importante la comunicazione interna, quindi la comunicazione con i responsabili, appunto il capo della comunicazione nel mio caso, ma anche gli ingegneri, i piloti, il management dei piloti, gli sponsor e i partner e i responsabili digital di sponsor e partner, ma anche con il singolo meccanico per capire nello specifico una cosa, per capirne di più della macchina, delle gomme, del pilota, della pista eccetera. Per cui la comunicazione interna è molto importante, un po' con tutti i reparti, con tutti i dipartimenti. Capire e saper utilizzare chiaramente gli strumenti, ma queste sono cose abbastanza tecniche. Cosa gestiamo alla fine? Appunto la parte digital, quindi sito, piano SEO, il controllo dei KPI, social, content curation, community management e ADV, progetti speciali, il budget chiaramente che viene spalmato sull'intera stagione. Tuttavia è chiaro che tutti noi nella gestione di un progetto tendiamo ad avere tutto sotto controllo, è quello che cerco di fare io tutti i giorni. Tuttavia mi piace ricordare una frase appunto di Mario Andretti, campione del mondo del 78, che appunto diceva che se tutto sembra essere sotto controllo vuol dire che non stai andando veloce abbastanza. La Formula 1 è uno sport chiaramente dove la velocità è fondamentale, è cruciale, e sui social in particolare bisogna essere veloci, bisogna reagire velocemente, e quindi a volte c'è un margine di rischio, non tutto può essere pianificato al dettaglio, al millesimo. A volte un eccessivo controllo risulta può farci essere lenti e quindi farci perdere l'attimo. Quindi concludo con quelle che secondo me sono le 6 regole d'oro per un project management della comunicazione digital di un team di Formula 1. Avere una strategia per l'intera stagione, ma flessibile. Una stagione di Formula 1 è davvero tanto varia, possono cambiare tante cose. Nel nostro caso, per esempio, è cambiato un pilota che è a metà, prima di metà stagione, dopo 4 gare, ed è stato importante gestirlo. Conoscere la Formula 1 e il motorsport, se si è appassionati è meglio. Conoscere tool e tecnicismi, nel mio caso nell'ambito digital. Fare della propria passione un propellente e non un alibi, questo per me è importante, nel senso che la passione a volte può anche offuscare, può anche rendere meno obiettivi. Amare chiaramente la competizione, nel nostro caso è tutto sommato una competizione con gli altri team, anche sulle piattaforme digital e social, e saper rinunciare a tanti weekend liberi, sostanzialmente la metà dei weekend in un anno si lavora. Le 6 cose da evitare: dimenticarsi per chi si corre e a chi stiamo parlando. Non dobbiamo mai dimenticarci a chi stiamo parlando nella gestione della nostra comunicazione. Non dobbiamo sottovalutare la competenza dei fan di Formula 1, sono molto molto competenti, a volte fanno domande molto precise, molto puntuali, molto tecniche. Bisogna essere sempre pronti a saper rispondere, a saper gestire tutto quello che può succedere durante una gara. E fidarsi troppo poco di supplier, agenzie e collaboratori, come vi dicevo, è una mia regola.
dal piano SEO ai singoli copy, non mettersi nei panni dei fan. Ecco, bisogna sempre mettersi nei panni dei fan. A volte bisogna anche un po' dimenticarsi di chi siamo noi, ma ricordarsi sempre a chi stiamo parlando e quindi avere il tone of voice che i nostri fan si aspettano da noi. Bisogna evitare di chiudersi nel proprio mondo, questo è un rischio che ho negli ultimi, io lavoro in Formula 1 da 3 anni, mi sono accorto che è un rischio molto, molto grande, perché Formula 1 è un mondo tutto sommato molto chiuso in se stesso, e la comunicazione aiuta ad aprirlo, ma bisogna sempre essere aperti al mondo che ci circonda. Il fatto che io sia qui oggi è in qualche modo una prova di questo, e non dedicare i pochi weekend liberi a chi conta davvero. Questo così è una cosa mia personale, però insomma, visto che sono pochi i weekend liberi che ci rimangono durante l'anno, è importante poi saperli gestire al meglio, fare diciamo project management anche del proprio tempo libero, che non, forse non è facile. Io direi che mi fermo, c'è un'altra parte, ma la sacrifichiamo alle domande. Benissimo, allora ringraziamo Diego che ci ha chiaramente, come esperto di Formula 1, è stato velocissimo con tante tante slide. Abbiamo qualche minuto, veramente poco perché già sono pronti l'evento successivo, se c'è qualche domanda che volete rivolgere a Diego. Non so se c'è qualcuno che ha bisogno del microfono, tutto chiaro, tutto veloce. Io nel frattempo approfitto per chiaramente ringraziare Diego della sua partecipazione. C'è un piccolissimo omaggio che l'istituto, un po' di libri per studiare chiaramente la certificazione. Ok, quindi se non c'è qualche domanda particolare, ringrazio di nuovo Diego e ci prepariamo al prossimo evento. Grazie Diego.